Stati generali questa sera a Montone del Perugia Calcio con il presidente Roberto Damaschi, il vicepresidente Giuseppe Rossi. Ci sarà anche quello che oramai è il nuovo socio, la notizia è ufficiale, del Perugia. Si tratta dell'imprenditore di origine casciane, Franco Fedeli, ex presidente della Ternana. Fedeli entrerà in società, anzi è già entrato in società, con una quota del 20% e contribuirà inizialmente con una cifra che si avvicina intorno ai 100.000 euro. L'incontro con Fedeli e la conclusione positiva della trattativa si è tenuto nella giornata di oggi, e lo stesso Fedeli è presente a Montone nel ritiro della squadra, dove sarà questa sera insieme al presidente Damaschi e al vicepresidente Rossi. Una compagine forte ed allargata. Il nostro obiettivo, è stato il commento di Roberto Damaschi. Fedeli è imprenditore di origini casciane, aveva contribuito al rilancio della Ternana, è proprietario di una serie di supermercati nella zona del Lazio. Il nuovo ingresso nel nostro Perugia, dice Damaschi, va nelle direzioni che abbiamo sempre auspicato, ovvero del rafforzamento della compagine societaria. Una società aperta a tutti è una società più grande e forte, dice Damaschi, ed è questo il nostro obiettivo: fare del Grifo una società seria, forte ed allargata. Dunque Fedeli entra ufficialmente in società e porta anche denaro fresco per un Perugia che è stato salutato sabato nella prima amichevole da oltre 1.000 tifosi. Eccolo il momento che scalda il dribbling ubriacante di Emiliano Frediani, quando dalla tribunetta che ospita i 1.000 tifosi si alza il coro per i nuovi grifoni. Frediani fa di tutto per mandare in porta Bartolini, ma i veri protagonisti sono stati i tifosi che, messe da parte le delusioni degli ultimi tempi, si sono presentati in massa nello stadio di Montone, dove il Perugia si trova in ritiro precampionato. Occhi puntati proprio sul bomber ex Figline, che proprio contro il Perugia lo scorso campionato diede dimostrazione delle sue qualità sia al Curi nella seconda gara dell'anno che nella sfida di ritorno, quando impallinò Benassi con un tiro sotto l'incrocio dei pali. Spetterà a lui trascinare l'attacco del nuovo Perugia di Pierfrancesco Battistini, che davanti potrà contare anche su Enrico Bartolini, che nelle due ultime stagioni con la maglia del Fano è sempre arrivato in doppia cifra. Senza contare Alessandro Corallo, che dopo l'ultima difficile stagione condizionata dall'infortunio cerca il riscatto a Perugia. I numeri l'ex bomber del Gubbio ce li ha tutti per ritagliarsi uno spazio importante, e poco importa un rigore sbagliato, la via del gol, l'attaccante salentino la ritroverà non appena tornerà nella miglior condizione psicofisica. A Montone però impressiona anche Roberto Goretti, che al centro della difesa comanda tutte le operazioni, affiancato da Tinazzi e da un Marco Taccucci, che a Perugia ha fatto meglio di molti altri, dimostrando anche un attaccamento alla maglia che in questa fase di rilancio conta e come. Insomma, la prima uscita stagionale contro la Grifo Ponte è andata alla grande. Il presidente Damaschi, elettrizzato dal clima di entusiasmo dei tifosi, d'altronde il nuovo patron, ha fatto subito le cose in grande, mettendo mano al portafogli e dando mandato al DS Arcipreti di costruire quella che a tutti appare come una corazzata, a cui manca solo qualche piccolo tassello per completare il puzzle. Il presidente parla con i tifosi, si siede al bordo del campo, osserva attentamente la partita, e come lui anche il tecnico Pierfrancesco Battistini. All'orizzonte ci sono anche manovre societarie. Damaschi incontra Franco Fedeli, presidente della Ternana dal 94 al 96 e grande appassionato di calcio. Fedeli aveva manifestato interesse al Perugia formato Serie D, ma la trattativa non decollò perché l'imprenditore originario di Cascia voleva a tutti i costi Sandro Marcaccio, direttore sportivo a cui legato da profonda amicizia. Marcaccio ha però sempre considerato conclusa la sua avventura a Perugia, ma nel frattempo ha permesso a Fedeli di incontrare e conoscere Giuseppe Rossi, il vicepresidente del Perugia, che ha ospitato Marcaccio nella sua struttura ricettiva di Balanzano nella scorsa stagione e con il quale è nato un rapporto di profonda stima ed amicizia reciproca. Fedeli ora potrebbe entrare in società e dare il suo appoggio economico alla nuova proprietà. Il Perugia schierato in campo è già importante. Il 31 luglio è una settimana di lavoro, quindi credo che abbiamo una comunicazione importante sul quale il mister potrà lavorare. Si è visto che abbiamo delle individualità importanti, ora dobbiamo diventare una squadra. Tireremo un po' le somme a fine del ritiro per quanti ragazzi ci servono. Credo che l'impostazione è buona, ora c'è da rifinire un pochino alcune cose, ma direi che come spina dorsale la squadra è messa niente male. La cosa più bella vista è la presenza di tanto affetto in tribuna da parte dei tifosi. Questo, essendo per noi gratuito, che ancora dobbiamo fare qualcosa di importante, è già un segnale importantissimo.